Grazie Presidente. Questo provvedimento, molto atteso dal nostro sistema imprenditoriale, che sta soffrendo anche a causa dei ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, e molto atteso anche dall'opinione pubblica, è a nostro modo di vedere un buon passo avanti, in quanto definisce un insieme di regole e di procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese e professionisti. Infatti, nell'attuale fase di crisi economica e finanziaria, l'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione è un elemento rilevante di debolezza della struttura finanziaria delle imprese stesse, per le quali la disponibilità di liquidità rappresenta una delle condizioni necessarie per aumentare i piani di investimento e per migliorare le condizioni della gestione ordinaria. L'applicazione delle misure di questo decreto porterà ad una crescita di 1,2 punti percentuali di PIL nel prossimo triennio e aumenterà l'indebitamento nel 2013 di mezzo punto di PIL, portando il rapporto deficit-PIL al 2,9%. Questo provvedimento affronta e analizza, a nostro modo di vedere, diverse ed importanti problematiche alle quali vengono date delle risposte concrete. Tra le altre, alcune delle misure introdotte dal decreto prevedono l'esclusione per il 2013 dal patto di stabilità interno di pagamenti di debiti di parte capitale al fine di consentire agli enti l'utilizzo di risorse proprie disponibili e di avanzi di amministrazione. È prevista l'istituzione di un fondo unico per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Si prevede poi un ampliamento del limite massimo al ricorso delle anticipazioni di tesoreria. C'è l'introduzione di meccanismi per favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti accumulati dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale e vengono introdotti meccanismi in grado di prevenire la formazione di crediti degli enti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive regioni. A seconda poi delle diverse tipologie di credito delle imprese e della natura degli enti debitori, si definiscono le procedure e i criteri da seguire per ottenere i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Vengono introdotte importanti disposizioni dirette ad assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti. Vengono introdotte ancora misure di semplificazione e di detassazione delle cessioni dei crediti, nonché l'ampliamento della possibilità di compensazione dei crediti commerciali certificati con debiti fiscali anche attraverso l'elevazione della soglia di compensazione tra crediti e debiti fiscali. Vi sono misure precauzionali volte a contenere la spesa entro i limiti prefissati mediante monitoraggi che consentano l'adozione di misure per la rimodulazione delle spese. Si stabilisce un ordine di priorità nel pagamento dei debiti, con priorità a quelli più antichi e non oggetto di cessioni pro soluto. Al fine di dare un ulteriore impulso all'economia, è prevista poi l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. Vengono dettagliati scadenze e tempi per l'effettuazione dei pagamenti da parte delle amministrazioni, prevedendo anche la responsabilità amministrativa a carico dei soggetti pubblici responsabili di ritardi nel rispetto degli adempimenti. Si introducono inoltre esenzioni per la cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti dall'imposta di registro e da quella di bollo. È regolamentata la compensazione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, degli enti locali, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale in diverse fasi del procedimento tributario, come nei casi di accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale. Viene introdotta inoltre una disciplina transitoria per il pagamento della TARES che permette di modificare la scadenza, il numero delle rate e il versamento del tributo, unitamente a provvedimenti di natura più pratica relativi alle procedure di riscossione. Ma tra tutte le misure che vengono introdotte e che salutiamo con maggior favore, è sicuramente quella dell'approvazione della norma relativa al patto di stabilità verticale. Grazie a questa norma, infatti, si sbloccano ulteriori 2,1 miliardi per i pagamenti dei debiti in parte capitale a favore delle imprese da parte degli enti locali. Questo
Così come con favore non possiamo che giudicare i tempi rapidi previsti per lo sblocco dei pagamenti alle imprese che saranno possibili grazie anche all'attuazione di queste misure. Questi sono i due elementi, a nostro modo di vedere, principali di questo decreto che accogliamo positivamente. Come già ribadito nel corso dell'approvazione del documento di economia e finanza, il nostro senso di responsabilità ci ha portato a non ostacolare e a non rallentare provvedimenti importanti come questo, provvedimenti che sono necessari per la nostra economia, per dar fiato e ossigeno al nostro sistema imprenditoriale, che da troppi anni sta soffrendo una crisi senza precedenti e che fino ad oggi si è dovuto sobbarcare anche gli oneri dei ritardi nei pagamenti degli enti pubblici. Questo decreto ha quindi, a nostro modo di vedere, in primis questa funzione essenziale: liberare risorse a favore di imprese che hanno già fornito i propri servizi e che rischiano ora il tracollo a causa di queste inaccettabili dilazioni. Abbiamo quindi, con coscienza e con senso di responsabilità, contribuito ai lavori della Commissione, avanzando proposte che in parte hanno trovato il favore di questa maggioranza, e per questo non ci siamo sottratti al dibattito e al portare il nostro contributo per migliorare questo provvedimento. Qualcosa forse poteva essere fatto in più, come incentivare gli enti virtuosi che bene hanno amministrato le proprie risorse, introdurre ulteriori misure per meglio monitorare la spesa pubblica onde evitare la crescita esponenziale dell'indebitamento, prevedere sanzioni più aspre per chi non ha ben amministrato o per chi ben non amministrerà le risorse pubbliche in futuro, permettere fin da subito l'innalzamento della soglia di compensazione tra debiti e crediti fiscali. Si poteva essere più coraggiosi, soprattutto su temi come la TARSU e l'IMU, e su quest'ultima attendiamo di conoscere con impazienza gli ormai prossimi provvedimenti del nuovo esecutivo per capire nel concreto la rotta che intende tenere. Così come attendiamo di conoscere con impazienza quale percorso il governo intende attuare sulle riforme costituzionali. Il lavoro fatto nella scorsa legislatura in tema di federalismo, se venisse realmente applicato attraverso le procedure dei fabbisogni e dei costi standard, permetterebbe un efficace monitoraggio della spesa pubblica e ne eviterebbe una crescita senza controllo. Partiamo comunque dalla consapevolezza che la situazione attuale della nostra economia è grave. Il problema della disoccupazione, soprattutto giovanile, sta assumendo dimensioni drammatiche e purtroppo sembra non essere destinato, almeno nel breve periodo, a miglioramenti. Il lavoro è il principale problema da affrontare e per questo creare le condizioni per fare impresa e di conseguenza lavoro deve essere la priorità di oggi. Stiamo assistendo, inoltre, ad un drammatico calo della domanda interna, ad un calo dei consumi delle famiglie, ad un calo della fiducia di famiglie ed imprese, ad un calo degli investimenti esteri, ad una diminuzione del reddito disponibile e ad un aumento della tassazione che ha raggiunto livelli ormai insostenibili. Tutti gli indicatori volgono al peggio e non si vedono segnali di uscita dalla crisi nel breve periodo. In questo quadro, che si fa ogni giorno sempre più drammatico e delicato, si inserisce il provvedimento che oggi andremo ad approvare. Una boccata d'ossigeno per le aziende creditrici della pubblica amministrazione che può attenuare gli effetti di questa crisi ed andare nella direzione di permettere a queste aziende di continuare a fare impresa e a mantenere posti di lavoro. Siamo consapevoli che il provvedimento che sta per essere approvato quest'oggi non è in toto il provvedimento che avremmo voluto, ma è un buon provvedimento. Siamo altresì consapevoli dell'urgenza con cui queste misure devono essere varate per aiutare il nostro sistema economico e produttivo ed è per questo che annunciamo il nostro voto favorevole. Grazie.